Ma perché Cicerone confida all'amico di essersi battuto con meno tenacia del solito? Perché egli sapeva che i giudici erano stati corrotti da Clodio. Infatti, nonostante la testimonianza sfavorevole di Cicerone, l'imputato venne ugualmente assolto. Si autem judicium queris quale fuerit, incredibili exito fuit. Se poi mi chiedi si autem queris quale fuerit judicium, come sia stato il processo, come sia andato il processo, incredibili exito fuit, la lettera fu di esito incredibile, la conclusione è stata davvero sorprendente. Infatti Clodio, colpevole di sacrilegio, a sorpresa fu assolto da un consesso di giudici compiacenti e corrotti. Cicerone racconta a questo punto il momento in cui viene chiamato a deporre nel processo contro Clodio. Me vero teste producto, quando fui chiamato io a rendere testimonianza, credo te audivisse, penso che tu abbia sentito dire, penso che ti sia giunta notizia, quae consurrectio iudicum facta sit, alla lettera, quale levata di giudici sia avvenuta. Penso che tu abbia sentito dire quanti giudici si siano levati in piedi, quanti me circumsteterint, quanti mi abbiano circondato. Puto te audivisse, credo che tu abbia sentito quanti apertam jugulam suam promeo capite Publio Clodio ostentaverint. Che tu abbia sentito quanti presentarono ostentaverint la loro gola scoperta, apertam jugulam suam promeo capite, in cambio della mia vita, di fronte a Publio Clodio.